buongiorno, buonasera, buonanotte e benvenuti nel nostro canale. Okay. Sono Aldi, io sono Auri. Mi siete su Ali Auri Channel. Come avete già letto dal titolo, finalmente siamo tornate con un nuovo video. Abbiamo messo insieme un po' di acquisti fatti nell'ultimo periodo e oggi siamo qui appunto pronte per mostrarveli. Entrano sia nell'ambito dei vestiti e quindi cose estive coi saldi, magari anche con gioielli, ma anche cose adatte per la scuola, per la scrivania, per lo studio. Insomma, vedete tutto in questo video haul. È un po' misto. Misto. Tra l'altro giovedì sono usciti i nostri prodotti back to school sul nostro sito di e-commerce www.mutualiaurichannel.it. Non solo i nostri quaderni, ma anche appunto i nostri regali di legno e le nostre brush pen meravigliose. Ma non sono gli unici prodotti back to school che usciranno. Infatti, perché in realtà li abbiamo già spoilerati, ma non sono ancora usciti ufficialmente, ma usciranno molto presto sul nostro sito. Anche perché manca ancora tempo alla scuola, raga, non mettetevi ansia, ma dovete assolutamente andare ad acquistarli perché bisogna organizzarsi e prendersi per tempo. Esatto, perché male. Vi lasciamo il link qui sotto in info box, mi raccomando andate a dare un'occhiatina perché sono veramente dei prodotti bellissimi, fatti, con un'ottima grandissima fatti appunto scelta. Col cuore per la nostra community speciale. E vi lasciamo anche qui i video in cui ne abbiamo parlato più dettagliatamente. Vi ricordiamo sempre di seguirci su Instagram, TikTok che ci chiamiamo aliauri.channel e Pinterest che ci chiamiamo aliaurichannel tutto attaccato. E direi di iniziare subito con il video. Direi anch'io. Continuando, oggi abbiamo fatto davvero tantissimo shopping, soprattutto da Zara, e vi abbiamo anche portato con noi su TikTok, dove ci chiamiamo aliauri.channel. Quindi adesso vi facciamo vedere un po' dei nostri acquistini da Zara. Sicuramente noi Zara l'abbiamo sempre sottovalutato, ma quest'anno veramente ci ha stupito. Ha fatto un esplosivo. Tra l'altro volevamo il sacchetto quello pastelloso, ci è arrivato quello di cartone, ma non importa. Allora, il primo acquistino che ho fatto io è stata questa magliettina. Qui a lato ha gli elastici che tirano, e quindi la maglietta diventa anche un crop. Ed è a costine ed è molto molto carina, è un colore super mega estivo. E costava 7,95€, ovviamente non in saldo, però era un colore troppo bello. Mentre invece io ho preso una cosa che in realtà non è molto nel mio stile, che e l'ho consigliato io. È corta per i miei standard, cioè per la lì è lunga, però per i miei standard è corta. E ha delle maniche con questa particolarità stupende. Esatto, ma il bello in realtà è la schiena, perché ragazzi, tutta nuda. Ed è perfetta magari con la gonna jeans nera. E costava 12,95€, ovviamente non in saldo. Un'altra magliettina invece che ho preso io, per easy, tranquillissima, costava 4,95€. Ed è di questo rosa, però molto molto carino. Ho preso due cose uguali che in realtà ci interscambieremo io e la mamma, che sono queste due magliette con la particolarità di queste maniche a sbuffo. Una è di questo colore qua, azzurro, ed è meravigliosa. E l'altra è bianca, e costavano entrambe 12,95€. Sì, non è che in realtà è troppo costoso, pensando che comunque è di Zara, però ci piacciono un sacco, soprattutto magari anche in primavera con un paio di jeans a zampa. Parliamo di jeans a zampa, eccoli qui. Scrivito di prendere i jeans perché c'erano quelli in sconto a 12€. Ovviamente io quanto li ho pagati? 19€, perché non erano in saldo. Non hai fatto un affare? Non ho fatto un affare. Brava, Alice. Se avete visto, sono lo stesso modello, sia mid-rise cropped, di quelli che avevo comprato neri. Mi ci sono trovata davvero da Dio, li ho messi sempre. E questi qui però sono color jeans. Continuando, ho preso un vestitino che anche questo qua non è molto nel mio stile, però mi piaceva un sacco. Zara ha rivoluzionato il nostro stile. Esatto, ed è fatto così, appunto col triangolo, ed è un vestitino nero super mega carino. E gli sta molto molto bene, un modello un po' strano. Esatto, qua magari gli mettiamo una fottina che ho fatto in camerino. E invece io ho preso un vestito che c'era di tantissimi colori, tipo rosso, giallo, verde. Però l'ho preso anch'io nero perché si può mettere sempre. Ed è una specie di tubino nero. Appunto, detto, sempre la particolarità di queste maniche molto importanti. Molto molto carine. Cercavo vestiti da sempre, no, ne ho trovati soltanto uno alla fine. Da sera, tra l'altro. E ora ne ho trovati due invece. Infatti questo qua, che ragazzi, anche questo è molto molto bello. Ovviamente non in saldo, costava 39€. Esatto. È una specie di camicetta che si abbottona con la cintura in vita. Esatto, ed è un po' più cortina rispetto agli altri, ed è però perfetta appunto per questa stagione. Magari anche verso settembre, quando ci sarà un po' più freschino. Però ovviamente giorno, perché è bianco e blu. Esatto. E adesso passiamo agli altri negozietti. Allora, iniziamo con questa collana che sto indossando. È di perle ed è abbastanza girocollo. In realtà la tutta l'ho presa al mercato 7€. Pensate, molto carina a pensare anche a me, Giselle. Certo, sempre. Altro acquistino che ho fatto è questa polo rosa, è leggermente crop, ed è di Stradivarius e costa tipo 7€. Da Stradivarius non ho trovato praticamente nulla che mi piacesse. Diciamo che ci siamo più buttate su Zara. Pinky, perché la settimana prima appunto sono andata a fare un po' di compre da Pinky. Zebrato. Sì, perché l'ho parlato, adesso era troppo sobrio, siamo passati allo zebrato. Sembra una gonna perché ha davanti appunto questa cosettina, ma in realtà è un po' sono pantaloncini. E mi piace un sacco, super estivo. E l'ho messo appunto per andare a una festa, però l'intento era di metterlo con questo toppino, che però
a guardarlo meglio, Laura mi ha fatto un po' aprire gli occhi, è un po' più da spiaggia. Molto da spiaggia, da mare. È un tupino così bianco. In realtà la particolarità è proprio stare dietro. Perché il dietro ha la schiena tutta scoperta con tipo dei laccetti che si stringono. Non è tanto la sera perché comunque la sera fa un po' freschino, ma è più che altro per andare a spiaggia, esatto, al mare. Sicuramente a Bellaria la metterà. No? Esatto, Felice del futuro, ti prego ricordati di metterlo in valigia. Ah, comunque il video della valigia non vi preoccupate, ma uscirà. Altro acquistino che ho fatto da Pimki. Questo qua molto di stagione, oserei questo dire. Questo qui era in saldo da 39,99€, aveva il 50% di sconto, l'ho pagato 19€. Quindi ragazzi, questo qua è l'unico affare che abbiamo fatto. È una specie di camicione lilla, ci ho sempre sbavato dietro una roba del genere, ma alla mamma non piaceva. Questo qui l'ho preso quando non c'era la mamma. Esatto. Quindi... L'ultimo negozio in cui sono stata senza Laura, poverina, è stato Dani. Più, diciamo, diversa da Stradivarius, Pinky, Bershka. Però comunque abbastanza low cost. Ho preso questo toppettino molto carino con le mani che giù. Comunque se anche questo qua è da spiaggia, ecco. Non è vero. Non vabbè, è vero. Da mare. Non è vero. Crop top. Ho preso anche degli shorts bianchi che però purtroppo li ho sporcati. E quindi non li posso far vedere all'interno di questo haul perché oggi li ho sporcati col pomodoro della pizza. Quindi sono già in lavatrice perché sennò ho pantaloni bianchi. Ma vi metterò qui una foto e sono super carini. Altro acquistino che ho fatto sempre da Dani, secondo me è meraviglioso, è poi questa di moda, questa maglietta che c'era di tantissimi colori, costa soltanto 14,95€ e ora che guardo è sporchissima. Brava Alice. Perché adesso sa per te perché l'ha preso di questo l'ho colore? L'ho preso di questo colore per abbinarlo ovviamente a questo completo cammello. Alice non ha mai messo il cammello, ma adesso andrà di cammello. L'ho abbinato i pantaloni a palazzo fatti così. Un blazer molto casual, appunto, e larghino e leggero da mettere d'estate. Oppure sì, stupendo davvero. Puoi metterlo anche abbinati dei jeans, non per forza ai suoi pantaloni. Tra l'altro la mamma ci ha stirato sopra il codice a barre, ma non importa. Costava? 27,95€. Ma l'avete visto appunto in un TikTok che lei e Lila non hanno fatto insieme. È stata super mega carina e adoro. Insomma, questi sono stati appunto i nostri acquistini di questa parte del... E vi lasciamo appunto le altre parti. Un altro acquistino che abbiamo fatto, però questo qui è tema scuola, che sicuramente sarà super utile per il prossimo anno scolastico. Ta-dan! Che cosa sono questi due aggeggioni grigi? Che sono appunto diversi, sono due supporti per iPad e per computer della marca Boiata. Noi li abbiamo presi però su Amazon, vi lasciamo il link qui sotto sia del mio che del mio in info box. Il mio è regolabile in altezza, ossia va su e giù per alzarlo. In questo modo tu puoi appoggiarlo alla scrivania e hai il laptop, l'iPad, qualsiasi cosa, così tu riesci a scrivere molto più semplice, magari anche con la nostra bellissima pennina 6 o P3 Pro, o magari anche guardare un film sul computer sul letto. È un supporto molto carino, molto comodo. Mentre invece il mio si può regolare non solo in altezza, anche inclinandolo verso il basso, verso l'alto, e è veramente fantastico. Questo qua va benissimo anche appunto per l'iPad e veramente non pensavo, ma l'ho usato un sacco questi giorni. Se voi siete veneti forse sapete cosa vuol dire boiata qua in Veneto. Però per il resto sono tutt'altro che cagatine, esatto. Perché è veramente super comode, fantastiche. Quando è finito di usarla puoi sia lasciare sulla scrivania, che comunque è carina esteticamente. Se no appoggiare appunto sopra il computer, così diciamo che non occupa spazio. Magari potrebbe essere inserito in uno dei prossimi desk tour. Hai ragione Ellie. Comunque noi vi lasciamo qui sotto il link in info box e benvenuto boiata nella nostra collezione di articoli. Non ce ne pentiremo. Mua. Altro pezzettino di questo haul gigante. Iniziamo con la mia collanina, che in realtà guarda quella dell'Ellie. Dato che la nonna e l'Ellie sono state così gentili a prendermela quando ero via, non me l'hanno presa, quindi ho chiesto se poteva prenderla anche per me. Amazing. Di perle di fiume. E guardate cosa abbiamo qui. Dato che avevo la tessera, c'erano questi calzini che costavano 90 centesimi al posto di 4€. Bianchi. Sì, bianchi per le scarpe blu. Perché in estate cosa si prendono? I jeans. Perché erano pure in sconto, anziché pagarli 29,99€, li pagati 25,99€. Davvero, allora se li hai provati. A me non piacevano personalmente, ma serve urge fare un orlo perché siamo alte un metro e un barattolo. E sono a vita alta. Sono blu, però hanno tipo dei filetti bianchi messi in mezzo. Che però io stradoro perché secondo me ci stanno benissimo con le magliette più chiare. Ad esempio, se voglio mettere le scarpine col tacco alto nero. Guarda che Laura si fa pigmentare. No, col tacco nero ci stanno. Hai ragione. Ha ragione. Vi lasciamo alla prossima interruzione. Eccoci qui per un'altra parte del haul dedicato al sito di Beach Sissi. Sì, comunque le unghie sono diverse di quelle delle parti precedenti perché sono andata a rifarle. Sono arancioni glitterose, ovviamente poco sobre stile Alice. Invece le farò prossimamente, ma vedrete. Il sito di Beach Sissi è un sito in cui vendono costumi, vestiti, sportswear, insomma varie cose perfette per questa stagione appunto estiva. Noi abbiamo già acquistato dei costumi e fatti vedere appunto nei video dei regali comprando l'Ellie. Però dato che adesso finalmente andiamo al mare, era tempo di acquistarne degli altri. Comunque se
seguiteci su IG in cui vi aggiorneremo su tutti i nostri tappe e viaggetti che stiamo facendo in queste settimane. Sì, perché veramente finalmente sono iniziate le nostre vacanze. Vi lasciamo qui sotto comunque tutti i link dei costumi che vi mostreremo. Partendo dal mio primo costume, questo pezzo sopra rosso super mega bello e in pandan con il mio outfit di oggi, con questa particolarità tipo stile nuvoletta, con il sotto invece sempre con lo stile trama nuvoletta però più chiaro, queste palme super mega estive, e io adoro tantissimo il rosso con il verde, quindi perfettamente abbinati. Tra l'altro sono comodissimi i costumi di Beach Sissi, noi abbiamo sempre azzeccato le taglie in modo impeccabile. Un costume che ho preso simile all'Aurora, che ha sempre la trama ondulata a triangolo con una specie di banda sotto. Le spalline sono regolabili, un plus sicuramente. Tra l'altro arrivano tutti con il cartellino, il sacchettino di Beach Sissi in cui potete mettere i costumi bagnati, potete appunto riciclarlo. Diversamente da quello dell'Aurora, ha la chiusura. Il sotto invece è così, sembra molto autunnale devo dire, richiama il colore del costume, ossia tipo verde petrolio, ed è a vita bassa, diversamente da tutti i costumi che avevamo preso nel primo haul. Cioè, la vita bassa, la vita normale, insomma, la vita dei costumi. Passando al secondo costume, ne ho preso uno che è totalmente diverso da quello che metto di solito, perché è un costume intero. Io lo volevo da tanto un costume intero, perché a parte quelli tipo di nuoto, quindi della Nike e dell'Adidas, che sono sportivi, non avevo carini se devo andare da qualche parte. Ma la trama del primo costume che si è presa l'Ellie su Beach Sissi, e il dietro è, diciamo, aperto così. Molto molto carino e sicuramente sarà perfetto per magari uno shooting che faremo. E veramente non vedo l'ora di indossarlo. Il secondo costume che ho preso io invece è sempre a triangolo, ha questa fantasia con le foglie sui colori del bianco, rosa salmone e verdognolo. Ha sempre le spalline regolabili e la chiusura dentro, dato che ce l'avevate richiesto, c'è una specie di mini imbottitura, però si può togliere. Il pezzo sotto è fatto così, sempre della stessa trama, anche questo a vita bassa, però ha una specie di elasticino un po' più spesso sopra, però molto molto comodo, sinceramente non vedo l'ora di sfoggiarli al mare. Dato che abbiamo preso sia io che Auri, non sono dei costumi ma bensì dei vestitini. Tra l'altro hanno questa trama che quest'anno va di modissima. Il mio è di questo colore qua che non saprei neanche descrivere, è tipo terra di Siena. Per quello dell'Ellie è sul nero. Il mio è un vestitino che è più lungo sotto il ginocchio ed ha queste maniche, diciamo, un po' a sbuffo. Ha la cintura in vita, così diciamo è più carino perché segna il punto vita, ragazzi. E la mia è una tutina molto carino, si lega al collo così, la schiena tutta scoperta, poi appunto è una tutina, quindi sono pantaloni, cintura abbinata da poter stringere, insomma rimborsare. Anche la parte di Beach Sissi è finita. Eccoci qua con un'altra piccola interruzione del video. Sì, esatto, perché appunto sono tutti spezzettoni. Allora, due gioiellini da mostrarvi in questo haul, che in realtà non ho acquistato io, ma mi sono stati regalati appunto per la maturità, una sorta di appunto regalo super mega apprezzato. Questa coccinella bellissima della marca Amen, di cui noi abbiamo anche già gli orecchini cornetto che metteremo per andare a Bellaria. Ora oggi siamo a Bellaria, siamo partite ieri, giovedì uscirà anche il video della valigia, sarà meraviglioso. Sarà un disastro totale. Coccinella è il mio simbolo appunto di fortuna, quindi grazie zia. Grazie. E un altro regalo, anche questo molto importante, appunto fatto dai miei nonni sempre per la maturità, è stato questo braccialetto di Tiffany. Qua c'ho anche quello più piccolino, ma guardate quanto splende. Davvero super mega apprezzato, anche perché vederlo, ricordarsi insomma chi te l'ha regalato e per quale evento è importante. Ed è che la maturità è stato un evento molto importante, sebbene in realtà l'ho fatta più di un mese fa, l'ho fatta il 24 di giugno e oggi è il 26, quindi il video termina qui. Speriamo tanto che vi sia piaciuto. Mi sono piaciuti questi acquistini che abbiamo fatto in questi giorni, insomma, che abbiamo raccolto in un unico video haul. Siamo passati dai vestiti ai gioielli alle cose per il metro di studio, davvero abbiamo spaziato tutto. Sì, perché sapete che a noi lo shopping piace molto particolarmente. Mi raccomando, andate a vedere tutti i nostri articoli del Back to School sul nostro sito di e-commerce, perché sono davvero meravigliosi, pensati e adoro. E andate appunto a dare un'occhiatina sul nostro sito www.allarichannel.it. Noi adesso vi mandiamo un grosso bacione. Vi diamo appuntamento giovedì con il video della valigia qui su YouTube. E noi adesso saluteremo 10 persone random uscite dal video precedente. Iniziamo da Chiara. Un bacione. Comunque guardate che bella la nostra cover di Ally Auri Channel, abbinata con la maglietta di Ally Auri Channel che lei appunto sta indossando. Trovate tutto sul nostro sito di e-commerce. Poi abbiamo Sofia. Un bacione. Mi raccomando, acquista le brush pen perché sono stupende. Sono proprio una ciliegina sulla torta da avere. Ci sono sia da 12 pezzi che da 24 pezzi. Un'altra Chiara. Un bacione. Giulia. Un bacione anche a te. Adele e Lucia. Un bacione. Tania, un bacione. Celeste, un bacione. Amela, un bacione anche a te. Luisa, un bacione. Germana, un bacione. Noi vi diamo appuntamento giovedì con il prossimo video. Ciao!